Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video di AdottMe. Oggi, come promesso, faremo una nuovissima challenge e dovrò scambiare solo ed esclusivamente cose blu per 24 ore su AdottMe. Siamo qui su AdottMe e abbiamo Drew, il mio Mega Bat Dragon, ma come ho detto, oggi sarà una challenge. Oggi dovremo scambiare solo ed esclusivamente cose blu. Sono vestito di blu, ho una felpa blu. Devo anche cambiare tutti i colori della casa, li devo fare blu, devo mettere l'inventario blu, tutto esclusivamente blu. Ma nel mentre che io cambio queste due cose, mi raccomando, voi lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e non dimenticate di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Giù in descrizione vi ricordo che trovate un sacco di link utili come link per gli abbonamenti al canale, i link al mio server privato, i link al mio gruppo Roblox. Inoltre nel gruppo Roblox trovate anche il merch, quindi se siete interessati o se volete far parte delle Sebizeta Squad, mi raccomando, andate a dare un'occhiata ai link giù in descrizione. Ho cambiato qua l'inventario, adesso è blu, raga, non ho mai avuto l'inventario blu. Non è uno dei miei colori preferiti, ma ho già fatto la challenge rosa. Prossima volta farò magari quella rossa, perché il rosso in realtà, rosso rosa, è il mio colore preferito, uno dei miei colori preferiti. E allora direi di cambiare anche le pareti di questa casa, walls, e li andiamo a mettere blu. Purtroppo AdottMe non ci dà tante opzioni per cambiare il colore, quindi ci dobbiamo un po' accontentare e dobbiamo mettere questo blu un po' scuro. Magari qua, che possiamo personalizzarlo un po' di più, andiamo a mettere un colore un po'... No, ho sbagliato, raga. Era questo. Andiamo a mettere un blu, un azzurrino un po' più chiaro. E sì, direi di cambiare praticamente tutto. Cioè, cambiamo, facciamo tutto blu. Ok, questo magari lo facciamo blu scuro. Tanto ci metto letteralmente 2 secondi a cambiare il colore. E adesso diciamo che la casa è blu. Cosa che devo cambiare è sicuramente l'outfit, perché no, assolutamente no, è verde. Ed è bellissimo il nuovo SPZ Merch Smile verde. Se vi piace, ho fatto quello verde e quello arancione, ma trovate tantissimi altri colori, sempre nel gruppo. Ho anche quello azzurro, infatti adesso vado a mettere quello. Mi sono cambiato un attimo veloce l'avatar su Roblox, così adesso basta solamente che faccio reset avatar e devo togliere solamente l'animazione ninja, perché non so perché la fa così qua, quindi la leviamo. Vestito come sempre con il solito cappello, le solite cuffie, ma praticamente con l'SPZ Smile azzurro. E devo andare a mettere nei preferiti le cose azzurre. Allora qui, come potete vedere, ho un po' di cose. Tra l'altro ho ottenuto questo nuovo pet che è bellissimo, Chiki Chiki Mega Chiki, lo volevo da un sacco di tempo. Se volete un video magari dove provo a vedere che cosa scambiano per il pulcino mega, fatemelo sapere sotto nei commenti, così io vado a farlo. Direi di andare a levare tipo questi pet dai preferiti momentaneamente, tipo la civetta, il Bat Dragon, e lasciamo solamente le cose blu. E sicuramente lasciamo l'Ocean Egg. Cos'altro abbiamo di blu? Vabbè, sì, abbiamo un po' di pet blu, tipo l'Hydra, ma ne ho solo uno. La Glacier Moth ne ho solo una, che tra l'altro devo darla alla vincitrice del giveaway, che ancora non ho avuto modo di darglielo. Cosa possiamo scambiare di blu? Ma non ho tante robe blu. Allora, sicuramente ho le fly. Le fly, vabbè, una fly, facciamo una. Poi vediamo se magari abbiamo tempo, ne scambiamo un'altra. Volevo scambiare pet però blu. Ho questo Halloween blu scorpio, che in realtà non so se è considerato blu, perché è un blu molto scuro. Vediamo. Oh, un blu dog. Io amo i blu dog, però lo vado a scambiare, raga. Dai, se no in sto video cosa scambio? Niente, no, devo scambiarlo assolutamente. La banana la vado a levare, se no mi confondo. Vado a levare questo, vado a levare questo, vado a levare questo e pure questo. Ok, leviamo tutto, quindi per il momento siamo messi così. Ho un delfino, allora uno me l'ha regalato qualcuno, forse questo qua me l'aveva regalato uno di voi, quindi non lo vado a scambiare. Vado a scambiare questo qua, che mi sembra l'avevo schiuso io dalle uova. Vabbè, allora direi di tenerci queste robe, che in realtà non so se vanno bene o vanno male. Il blue dog vale un po', l'Ocean Egg dovrebbe valere qualcosina, anche la fly vale qualcosina. Questi due secondo me non si li calcola di striscio nessuno, ma oh mio Dio, mi dovrò... No raga, non voglio, mi piace troppo il blue dog. Cioè, per assurdo il blue dog mi piace, quindi mi fa pena darlo via. Però lo do via per il video, lo do via per voi, così facciamo qualche contenuto. Tanto in qualche modo, cioè in un modo o nell'altro, riesco a riottenerlo. Ah, aspettate, magari c'è qualcosa qua? No, no, perché l'unica cosa blu, che poi non è blu, e l'Halloween Mummy Cat Box e la Wolf Box, però ne ho solo una di entrambe. Quindi direi di andare a vedere com'è la situazione al centro, che magari sono pure in un server povero e nessuno può scambiare. Sì, che non è che devo scambiare chissà che roba, quindi in realtà ho detto una scemenza. Magari quello che ho va bene. Parlano spagnolo. Ok, sì, no, 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 va benissimissimissimo. Per quello che ho va più che bene. Allora, facciamo così. Qua siamo messi male, cioè abbiamo poca roba. Però comunque al massimo un'altra fly potion, quindi non c'è pericolo. Da cosa possiamo cominciare? Magari cominciamo dal delfino. Proviamo a vedere se il delfino può piacere, perché comunque è newborn. Ok, Jaws Fine qualcosa. Vediamo un po' cosa ci offre per il nostro delfino carinissimo. Un dragon. È impazzita. Cioè, secondo me è impazzito. Jose, non so se è un ragazzo. Mi vuole dare per un...
va bene, me lo vuole dare veramente, o magari vuole che aggiunga. Perché mi ha chiesto se il delfino è gratis? Ovvio che non è gratis. Niente è gratis su Adopt Me. Ok, niente, no. Pensava che fosse gratis. Allora perché se pensava che fosse gratis mi ha messo il drago? Chi è che la cloud car? Oh mio Dio, c'è qualcuno che la cloud car è bellissima, è stupenda. Veramente, darei qualsiasi cosa per la cloud. No, vabbè, qualsiasi cosa no. Però mi piace la cloud car, la vorrei avere. Sì che poi tanto non utilizzo niente di quello che voglio. Allora, tipo il go-kart. Voi l'avete mai visto il go-kart che l'ho scambiato per qualcosa? Ecco, figuriamoci, il delfino. Ma è carino, non ho capito perché l'Ocean Egg, cioè i pet che si trovano all'interno dell'Ocean Egg, non ho capito perché non si scambiano bene. Ma proprio per niente, ma manco i leggendari, vi giuro. Allora, ho mandato lei a caso il trade, perché veramente, se no ci stiamo una vita. Qualsiasi cosa, zia. Ok, mi dà uno scorpione per un delfino. Oh, due scorpioni. Raga, due scorpioni. Due scorpioni per un delfino. Ma ci sto alla stragrande. Ok, che il delfino secondo me è più cute, più preppy. Però io amo gli scorpioni, ve lo sapete. C'è l'omega, quindi non me ne faccio niente di altri scorpioni. Però magari me ne faccio uno neon, me lo tengo lì giusto per, perché non ce l'ho neon. Quindi fantastico, abbiamo scambiato il delfino per due scorpioni bellissimi. Che magari questo trade manco ci vale, raga, ma io sto scambiando per il gusto di farlo, ok? In questo momento sto scambiando per il gusto di farlo. Poi quando parliamo di pet più alti, tipo la Fly Potion, che ho pagato la bellezza di 295 Robux, lì, ecco, sono un po' più... Abbiamo scambiato il delfino, adesso abbiamo l'Halloween Blue Scorpio. Ma qualcuno se lo filerà di striscio, secondo me lasciamo perdere. Lasciamo perdere questo e magari ci scambiamo un'altra Fly. Facciamo trading Ocean Egg e vediamo se qualcuno è interessato. Allora, l'Ocean Egg è di 2 anni fa, quindi dovrebbe valere qualcosina. Non tantissimo, ma dovrebbe valere qualcosina. Vediamo se qualcuno vuole offrire per questo uovo. Magari c'è qualcuno che colleziona uova, magari qualcuno se lo vuole schiudere perché non l'ha mai schiuso. Oh mio Dio, che bello. Ragazzi, c'è uno zombie wolf mega. Non so perché ho tipo un'ossessione per i pet zombie, tipo lo zombie buffalo. Non so perché mi fa impazzire. Mi fanno impazzire tutti i pet. Ok, l'angest qualcosa, ci ha mandato una richiesta. Stavo dicendo, mi fanno impazzire i pet zombie, non ho capito perché. Ok, Lunar Moonbeer. Non mi piace questo trade. Facciamo, I don't know, I can't think. Perché al momento, non so perché ho scritto I can't think, volevo scrivere can I think, cioè posso pensarci. Vabbè, ho scritto ci penso. Vabbè, comunque, non lo so. Più che altro, sì che non sto ricevendo offerte, ma non mi piace quell'orso, raga. Cioè, ma sarò l'unico, ma a me quegli orsi non sono piaciuti. A tanta gente è piaciuto, cioè, non so, non sono fan degli orsi. Quindi, boh, oh mio Dio che carino. Ok, di nuovo lui, va bene. Allora, se mi cambi pet o wait, ok, va bene. Ah no, mi vuole mandare l'amicizia, raga. Io purtroppo non accetto l'amicizia e quindi non lasciamo perdere. Ok, di nuovo lei. Raga, vi prego. Vi prego. Allora, lo vuoi o non lo vuoi quest'uovo? Did you think? No, sorry. Raga, mi ha messo un emu. Ma quanto è brutto l'emu. Cioè, mi sta mettendo tutti i pet brutti dell'inventario e me li vuole rifilare a me. Non mi piace l'emu e nemmeno l'orso. L'orso era meglio dell'emu. Ho cambiato server perché nel server di prima non ci stava calcolando nessuno. Quindi speriamo che in questo server, insomma, troviamo della gente che vuole questo. Oddio. No, è peggio di prima. È peggio di prima, ma magari riusciamo a scambiarlo. Allora, vediamo un po' se facciamo trading Ocean Egg. Ok, c'è sta tipo, vediamo se offre per sto uovo. Vediamo cosa ci dà. Ci dà una chimera semplice. Allora, non so se la chimera in realtà ci vale o vale meno. Ok, ci dà la chimera ride. Allora, sapete che c'è? Secondo me va bene. Sicuramente è under, sicuro. La chimera varrà un po' di meno, magari un po' di più, non lo so nemmeno. Dai, è leggendaria, raga, è ride. Va bene così. Va bene, questo trade per me va bene. Intanto non ce l'avevo ride, la chimera, mi sembra, no. Ne avevo solo una perché costava un casino di soldi. Vediamo invece se per... devo solo andare a togliere sta chimera perché ho paura che si beve la pozione. Ma... wow, è entrata una col Bad Dragon Neon. Vediamo se c'è qualcuno che offre per la Fly Potion. Pasta Girl è quella di prima? Probabilmente. Non ne ho la più pallida idea. Allora, su queste sono un po' più... cioè, nel senso, voglio che mi danno robe belle per la Fly. Mi sta dando Minion Chick e Manichineco. Il Manichineco mi manca, quindi potrebbe anche essere una buona offerta. Vabbè, mi ha declinato, però vediamo se qualcuno offre per questa Fly Posh. Ok, Louise, vediamo cosa ci offre per la Fly. Tra l'altro io qua sono sul sito perché sta Fly non mi ricordo mai quanto vale. Cioè, sono uscito un casino di pet, quindi sì, col piffero che mi dai un Minion Chick. Cioè, te lo scordi, ma proprio non vale niente, né ora né mai. Voglio qualcosa di carino per questa, perché costa un sacco di Robux e io spendo un sacco di Robux per questa roba, e quindi voglio qualcosa di carino. Tanto la Fly
Firefly la vogliono sempre tutti, raga. Non avete paura, cioè non avete paura di declinare. Sì, in realtà dice che è fair il sito, però non mi piace, quindi lasciamo stare. Are we so cool? Vediamo un po' che cosa ci offre. Raga, ci manca ancora il coso, come si chiama? Il blue dog, cioè manca ancora il blue dog da scambiare. No, tipi, scusate, non posso fermarmi a parlare perché veramente non posso. Tra l'altro si è pure arricchito il server, cioè vedo Shadow Dragon, Lava Dragon, prima c'era un Neon Bat Dragon, quindi dai, siete ricchi, sicuramente qualcuno avrà da offrire per una fly. Ho mandato l'offerta a lei perché ha il manichineco. Preteen. Ok, se mi dà un manichineco va bene. Cioè, non, secondo me non ci sta per niente come trade, però va bene così. Va bene anche il manichineco. Ok. Sta facendo il trade. Secondo me vale di più la fly, però va bene anche il manichineco, perché non ce l'ho, è leggendario. Le uova se ne vanno praticamente dopodomani, e quindi insomma mi serve il manichineco assolutamente. Perfetto, abbiamo scambiato la fly per il manichineco, che tra l'altro è praticamente full grown. Direi che ci manca solamente lui, che è il pezzo forte di questo video, ovvero il blue dog, che è bellissimo, è stupendo, è uno dei miei pet preferiti. Vabbè, sono tutti i miei pet preferiti, no vabbè, a parte gli scherzi. Louise è già quello di prima, che poi si dice lui, non Louise credo, però vabbè. Vediamo cosa offre. Offre sì, colpifero e evil cicatrice. Questo qua vale un sacco se non sbaglio. Andiamo a vedere quanto vale. Vado a vedere un attimo quanto vale. Ok, sì, neon red panda, non male. Neon ghost wolf, ok. Non so in realtà tutti questi pet quanto valgano. Però il blue dog vale tipo una turtle. Oh, ma che carina la slug neon. Però non credo ci valga tutta sta roba. Scriviamogli I don't know, così in caso ci salviamo e poi vedremo dopo cosa fare. Vediamo se qualcuno ci offre per questo blue dog. Non mi piace, non mi piacciono. Japan Egg ne ho veramente tantissimi sull'altro account, quindi no. Devo ricevere qualcosa di bello per il blue dog, perché vale davvero tanto. Vale una tartaruga tipo, ma anche di più. Quindi secondo me blue dog ci devono dare cose belle. Ma no, no, no. Sì, certo che no. Ci voleva dare il pesce spada che si trova ancora e dei comuni che si trovano ancora. Quindi assolutamente no. Sono nel server sbagliato probabilmente, però non mi sembrano così poveri. Cioè all'inizio che sono entrato era un po' povero, però adesso vedo wow, ok. Ok, interessante. Un mega, sì un mega magari. Uno strawberry bat dragon Postin, molto molto carino. Sono tentato da fare questo trade. Amo anche gli strawberry shortcake bat dragon, ma secondo me il blue dog vale un pochino di più perché è vecchiotto. Questo è uscito da pochissimo, cioè 2 mesi, quindi secondo me chiamogli che new ad. Cioè secondo me vale un po' di più, quindi raga non lo so. Cioè secondo voi è da fare o da non fare questo trade? Poi non lo so, cioè secondo me non è un bel trade, quindi lasciamo perdere. Lasciamo perdere, proviamoci ancora. La coccina e la mega. Raga, sì vabbè, me l'ha levata, ma dai. Il mega scorpio, no potion, amo i mega scorpio, ma non ci vale, non è mai un blue dog credo. O forse sì, no forse ci vale un blue dog. Ma ce l'ho già, raga, ce l'ho già. L'avrei fatto probabilmente questo scambio, però ce l'ho già. Ancora sto Lunar Moonbeer, raga, non lo posso più vedere. Ok, ci sta mettendo delle robe. Flyride, Flyride. Questo qua è un uovo, però no. Di nuovo Louise. E Louise ci aveva fatto un'offerta. Boh, non me la ricordo manco più. Che cosa ci voleva dare? Ci voleva dare delle robe. L'Ancient Dragon, la Slug Neon. Che a me piace da impazzire. La Slug Neon, lo Snowcat Neon, il Ghost Wolf Neon. Sono tutti pet che mi mancano, però questi qua. Vediamo un po' la Slug. Neon non ce l'ho più. Il Ghost Neon non ce l'ho. Allora, lei c'ha l'unicorno neon. Vediamo se mi dà l'unicorno neon. Non so neanche se ci vale. Però secondo me ci può valere. Ci sta come trade. Però non so se lei lo vuole fare. Perché, boh, magari manco gli piace Blue Dog. Ah, ce l'ha già Flyride. Mi fa vedere. Quindi niente, lasciamo perdere. Ok. Ti prego. Allora, è di nuovo quello dello strawberry. Però ci stanno un albino Flyride e uno strawberry Bat Dragon Flyride. Va bene, vada per questi due. Raga, va bene. E sto cercando di scambiarlo da troppo tempo. Va bene così, scambiamolo per lo strawberry bat dragon. E questo, tanto più o meno secondo me vale quello. E abbiamo scambiato anche il blue dog. Ok, direi di concludere qua questo video. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi è piaciuto? Volete altre challenge dove faccio tipo, non so, un altro colore? Spammate di commenti il commento che vedo di più, col colore che vedo di più vado a fare quello prossima volta. In ogni modo, se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!